Laut meiner anderthalb Minute. Sono visibili in rosso i segni dell'aurora e del crepusculum, quindi distinti, ecco il mezzogiorno, distinti per levata e tramonto. Il campanile funziona perfettamente e adesso inizia lo spettacolo. La morte suona la campanella e gli apostoli si affacciano. È l'ora dell'Angelus che ricorda l'incarnazione di Cristo nel seno della Vergine Maria, che qui viene ricordata con questo canto del gallo aquila e il suono del campanile. Vediamo se sono 12 o sono 5, 4, 3, 2, 1. Segna le ore 12. Ha segnato 12 ore. Giorno sono 12, ma la loro durata è differente in inverno e in estate, e questa differenza è quantificata dalle curve a raggiera. I segni zodiacali: il sole si trova tra il leone e la vergine, cancro libero, leone e vergine il segno del sole con la manina che indica le ore 11 e 20 del tempo solare. La luna, che è in quadratura dopo l'ultimo quarto, si trova invece tra i gemelli e il toro. E il meccanismo è così. E qui c'è una serie di dettagli enorme per ciascun giorno dell'anno. C'è questo segnalino che si trova dopo la mietitura
lekko próbujemy zadrzeć głowy ku górze. Probabilmente è spiegato in lingua locale, vedete il leone, la vergine e il meccanismo che sovrasegna una particolare giornata dell'anno che da qui non riesco a leggere, benché mi trovi sotto l'orologio ho bisogno di un cannocchialino con il quale adesso leggo cosa c'è scritto. Ecco, questo è ciò che si dovrebbe leggere. Ognuno di questi è quasi un grado, che è il moto medio del sole giornaliero. Sono segnati tutti i santi perché vedo dei colori rossi. Ed è in lingua, qui sotto leggo Luciana, per l'8, giorno di, probabilmente un calcolatore, sono segnati i mesi, e lì sopra dove sta il segnalino sono anche altri giorni di altri mesi, sono i mesi dell'anno e con i santi. Ecco, si vedono Santa Domitilla. Qui vicino al cancro, vicino al solstizio, dovremmo trovare Santi Pietro e Paolo, che sono alcuni degli apostoli che sono usciti fuori prima. Petra a Paola Apostoli, eccola qui, il 29 giugno. Abbiamo riconosciuto perlomeno loro. Non è facile puntare il cannocchiale proprio nel punto del santo che voglio vedere, ci devo arrivare. Dunque io ho fatto il passaggio dal solstizio d'estate, questi sono i gemelli, il cancro, e usciamo di qua. Si dice che noi la targia Petra a Paola Apostoli, 29 giugno, in rosso perché è una festa. E questa tacchetta dovrebbe indicare il 20 agosto, tra il 20 e il 21 agosto, eccolo qua. Però è in ombra il santo. Proverò a leggerlo per conto mio. So che oggi è San Bernardo di Chiaravalle, domani è San Pio X, ma il Papa San Pio X, 21 agosto, non era ancora nato quando questo orologio è stato fatto, quindi c'era un altro santo da capire chi è. Lettura al cannocchiale, se è possibile. Titulus Assumpta
perché il 22 agosto è l'ottava dell'Assunta, c'è scritto qualche cosa relativa a quello, infatti è la Maria Regina, ma è una festa che forse ha cambiato Pio XII. Anastasia Virginis, il 21 agosto, e San e non capisco quello del 20 perché ci sta proprio il meccanismo dell'orologio. Vituslava il 19. L'orologio astronomico è a portata di mano, è a 2 metri d'altezza, poco più. E il grande orologio invece ha 4-5 metri, ma siamo qui sotto però. Molto molto interessante. Quindi un calendario a moto medio per tutto l'anno, che è questo, e l'orologio con il moto del sole e della luna, che è quello sopra, e l'ora del giorno. Quindi orbiterà tutto intero, tutto insieme, questo meccanismo gira sull'orologio a seconda dell'ora del giorno e poi piano piano si sposta il disco del sole e il disco della luna according to their mean motions.